salutare Gianfranco Carpeogo, bentornato. Ciao Fabio, ciao a tutti, anticipato a tutti gli ospiti e buonasera a tutti gli ascoltatori. È rimasto con noi Paolo Franceschetti, invece vado a salutare, ringraziandolo di cuore per essere qui con noi, Giampaolo Giuliani, benvenuto. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Poi vado anche a salutare, che ovviamente è collegato in questo caso con noi telefonicamente, Ennio Piccaluga, che vado a salutare adesso tra un attimo, avremo modo anche di sentirlo. Ok, Benvenuto, ciao ciao, Fabio. ciao, ciao, Ciao Fabio, grazie, 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 ciao, grazie. ciao. Con lui poi apriremo adesso dopo questa parte che dedicheremo al fenomeno del terremoto. Con lui poi rimarremo collegati anche nella parte seguente per parlare del suo nuovo libro che diciamo credo stia per uscire, giusto? Sì, uscirà dopodomani, fra 2 giorni. Fra 2 giorni, che si Fra chiama 2 giorni. Ritorno sull'Amu, ossimora Marte 2. L'Amu è il nome che gli antichi sumeri davano al pianeta Marte, e questo già dà un po' l'idea dell'impostazione del libro. Certo. E poi vado a salutare e ci colleghiamo quindi con l'Emilia, che è stata un'altra regione duramente colpita dal terremoto. Vado a salutare Elena Bellodi, che è collegata con noi. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Perché, correggimi se sbaglio, insieme a una serie di altri cittadini è stato presentato una sorta di esposto. Ce lo vuoi raccontare? Sì, diciamo che dopo gli eventi del sisma, ma già dal giorno dal 20 maggio sostanzialmente, si era manifestato come un terremoto un pochino strano, un po' per intensità, come durata nel tempo. Già nei giorni precedenti le persone, i contadini della zona avevano notato delle variazioni, l'acqua ribolliva nei pozzi. Nelle notti prima del sisma si sentivano delle esplosioni nella zona, praticamente in corrispondenza dello zuccherificio dove si erano messi a fare le trivellazioni. Erano già una decina d'anni che le persone del luogo manifestavano perché non volevano in nessun modo che gli venissero fatti queste sacche di gas, queste sacche per poter contenere il gas, le trivellazioni. E la cosa che è sembrata strana sostanzialmente a tutti, sin dall'inizio, è che il giorno del 15 maggio al telegiornale Monti ha dato l'annuncio su quelli che sarebbero stati i criteri con cui trattare i risarcimenti per il sisma. E incredibilmente. Pronto? Sì, ti ascoltiamo. Sì, e incredibilmente la mattina alle 4 e 4 del 20 maggio è iniziato il terremoto. Quindi sono stati degli eventi concatenati. All'inizio, come penso possa capitare a qualunque persona, si vive un evento sismico, si rimane un attimo disorientati e uno cerca di capire cosa sta succedendo, ma difficilmente si pensa a un insieme di cose ben precise, però dopo si uniscono inevitabilmente i pezzi. La stessa mattina io mi sono trovata ad andare da Carpi, dove abito, a San Felice sul Panaro, che era uno degli epicentri, perché lì vive mio padre, che è in una struttura. Mentre salivo sul ponte, la seconda scossa è stata talmente forte che, oltre a creare un disorientamento a livello mentale, non riuscivo a tenere fisicamente ferma la macchina. Pattinava sostanzialmente, come se fosse stata su del ghiaccio. Quando la scossa è finita, ho dovuto fermare il veicolo, e quando la scossa è finita, i segmenti del cavalcavia del ponte si erano separati completamente. Io ho iniziato una ricerca subito dopo. La radio aveva dato l'annuncio che le prime scosse erano di 6,4. Ho scaricato da internet, sia dal sito italiano che dal Geofon straniero, i vari dati, e i dati riportavano tutto 6,4.
nel giro di 10-15 minuti i dati erano stati completamente riscritti e nei giorni seguenti non si riusciva più ad accedere agli stessi dati. Quindi, diciamo che è un po' quello che è successo, almeno poi è stato detto che è una bufala, ma insomma anche nell'ultimo terremoto, no? La magnitudo che era stata annunciata inizialmente, poi sì, ritoccata o forse no al ribasso. Allora Elena, dopo poi ci spieghi anche magari quali reazioni ci sono state, se ce ne sono state, oppure se c'è stata solo indifferenza nei confronti di questi cittadini che appunto hanno tentato, no, di far aprire uno squarcio, insomma, di verità su quanto accadeva in quel periodo. Volevo chiedere a Giampaolo Giuliani se magari ci può spiegare che dal suo punto di vista, ovviamente, che tipo di differenze ci sono tra un sisma come quello che c'è stato in Emilia o quello che più recentemente ha colpito il centro Italia. Poi dopo ovviamente parleremo bene anche della tua attività e dei problemi che hai avuto e di quello che davvero potrebbe essere una risorsa per tutti noi, la tua ricerca. Beh, sono... Salve intanto, perché la signora non l'avevamo salutata. Sono due terremoti molto diversi tra loro. Il primo, quello in Emilia, prodotto da trivellazioni, quindi un metodo, il fracking, per cercare di estrarre il petrolio introducendo a livello del terreno, altro materiale per equilibrare la pressione e quindi impedire crolli e quant'altro. Ed è un sistema che viene naturalmente sconsigliato perché viene effettuato in Canada, negli Stati Uniti, in Italia, e si è detto che in Emilia non ci sarebbero stati problemi perché all'inizio dissero che l'Emilia non era una zona sisma, cosa falsa, perché lì dove insiste la crosta terrestre, in qualsiasi punto della terra dove c'è la crosta terrestre si può verificare un terremoto, non solo, ma negli Stati Uniti produsse addirittura un 5.4 con seri danni nei villaggi vicini. In Canada ci sono stati anche problemi dello stesso tipo e su in Emilia spesso e volentieri si sentono terremoti quasi di superficie prodotti dall'attività, dalle trivellazioni, dall'introduzione dell'acqua, delle sabbie calibrate, del gas e che quindi vanno a cambiare quella che è la natura del terreno sottostante, dimenticando l'equilibrio che esiste sotto di noi e che spesso poi la natura riporta inevitabilmente l'equilibrio naturale e in quei casi producendo dando problemi agli abitanti che vivono in superficie. Questo è un tipo di terremoto. L'altro tipo di terremoto, quello l'ultimo che è avvenuto ad Amatrice, invece è un terremoto che è avvenuto su una serie di faglie antichissime, faglie che anche centinaia d'anni prima hanno prodotto morte e distruzioni, parliamo del 1703, gennaio 1703 ci fu un forte terremoto ad Amatrice, così come è accaduto in questo momento, maggiore del sesto grado, produsse distruzione e morte. Non un mese più tardi, 2 febbraio 1703, quel terremoto produsse un forte terremoto proprio all'Aquila, vicino l'Aquila, 10 km dall'Aquila, di 6 punto circa di magnitudo, producendo 2500 morti nella città. E questo è dovuto alla ramificazione di faglie dell'Appennino centrale, in particolare tra le regioni Marche, Umbria e Abruzzo e una parte del Lazio,
dove queste faglie scendono lungo la dorsale dell'Appennino, per fortuna hanno una lunghezza limitata, si interrompono tra loro, ma l'Aquila, per esempio, è distante soltanto 35 km da Amatrice, e il bacino dell'Aquilano è costituito da ben più di 75 faglie che si intrecciano tra di loro, con tre faglie longitudinali che attraversano praticamente tutta la città ad una distanza massima tra loro di circa 20-25 km. C'è da dire anche che il bacino dell'Aquilano ha una crosta terrestre molto poco spessa, non più di 25-30 km, per cui gli eventi che si verificano in queste zone spesso sono molto superficiali, quindi anche molto più dannosi. Questi eventi avvengono o per compressione o per dilatazione, a seconda del movimento delle placche locali, diciamo, o addirittura delle placche più grandi, Adriatica e quella del Tirreno, che insistono sull'Appennino centrale, per cui ci sono altri fenomeni che comunque partecipano a questa, alla formazione di questi eventi. E quindi, allora, se non si può mettere, come dicono molti, non è possibile prevedere questi terremoti naturali che avvengono per compressione o decompressione, con un meccanismo focale, per capirci, distensivo o compressivo, ma si potrebbe evitare, per esempio, di prodursi in caso di terremoti andando alla ricerca del petrolio con sistemi che poi risultano molto dannosi per il territorio, per la popolazione e per tutto ciò che è stato costruito dall'uomo sulla superficie della Terra. Quindi, sintetizzando, quel terremoto emiliano, si può dire un terremoto artificiale, cioè comunque dovuto all'attività umana. Ma quello di maggio, era maggio, giusto? 2010? Beh, quello no, ci sono stati altri terremoti prodotti dal fracking. Quella è stata un'attività dinamica, perché ci sono stati diversi terremoti, tra l'altro anche attivati dalla dinamica del primo terremoto, che ha sollecitato, anche lì c'è un sistema di faglie, anche lì diciamo, su quel territorio emiliano la crosta terrestre non è molto spessa, anche il tipo la natura del terreno sottostante è una natura che si presta, in caso di terremoti, a forti accelerazioni. Che significa questo? Che quando la natura del terreno, per esempio, è di tipo alluvionale, e quindi per centinaia e centinaia d'anni si sono sovrapposti strati di materiale di diversa natura, in quei casi anche un terremoto di quinto grado della scala Richter, per esempio, che avviene a 8-10 km di profondità o a 5 km di profondità, quando arriva in superficie, anziché attenuarsi l'onda sismica, come farebbe su un tipo di terreno compatto, diverso, uniforme, li amplifica. Per cui, a seconda della profondità, il grado sismico rilevato poi in superficie, anziché essere leggermente più attenuato rispetto all'energia rilasciata all'ipocentro, la parte più profonda, risulta essere accelerato, addirittura amplificato. Per cui un 5 in superficie può diventare anche un 6, un 6,3. Ecco Giampaolo, tu sei balzato, no, agli onori delle cronache e anche degli attacchi, no? Quando appunto anni fa sono state diffuse anche a livello mainstream le tue ricerche sulla correlazione, no, tra la variazione del gas radon e le scosse sismiche. Ti chiedo che attività tu avevi,
e avevate rilevato nei giorni precedenti, lì nella zona di Amatrice o comunque dove poi si è verificata la scossa, le scosse. Dunque, fino al 21 di agosto, diciamo che la situazione che le due nostre stazioni di osservazione del radon, che sono qui in Abruzzo, quindi a una distanza, la più vicina ad Amatrice sta a circa 35 km, la più lontana a 70-75 km. Avevano dato un comportamento quasi normale, perché in realtà c'era in atto, ma c'era in atto dalla fine del terremoto dell'Aquila, uno sciame sismico proprio sul territorio dove poi si è sviluppato il terremoto, quindi da Norcia, Cumuli ed Amatrice, proprio quel tratto di faglie molto vicine tra di loro, non più grandi di una decina, quindicina di chilometri, e quindi con la possibilità di un rilascio di energia non superiore tra il 6, 6 e 5, 6 e 8 di magnitudo che possono rilevare, ma che su quel territorio antico di piccole cittadine, addirittura medievali, con abitazioni, case, edifici vecchie di centinaia d'anni, e non costruite con sistemi antisismici, sicuramente hanno prodotto e possono produrre ancora oggi in Italia grandi disastri e morti. Che cosa avevamo rilevato? Io ero ritornato dagli Stati Uniti perché ero stato a lavorare luglio-agosto per montare due stazioni sismiche lungo la faglia di Sant'Andrea, delle mie stazioni sismiche, così tanto da poter costituire una rete per tenere sotto controllo l'attività sismogenetica di circa 700 km di faglia, proprio sulla faglia di Sant'Andrea. Ero preoccupato e avevo detto ai colleghi della collaborazione che mi dispiaceva in questo momento stare a costruire una rete sismica in America, quando c'era sicuramente, forse in questo momento, più pericolo in Italia. Anzi, dissi loro, sicuramente avremo il forte terremoto prima noi in Italia che poi sulla faglia di Sant'Andrea. E infatti io sono tornato il 15 di agosto dagli Stati Uniti, e il 24 agosto non ho avuto neanche il tempo di riposare, si è verificato questo forte evento. Vorrei dire che quando ero lì, ebbi un'intervista telefonica con Marco Travaglio, sul Fatto Quotidiano, il quale chiamò per dire: "Ah, Giampaolo, come mai? Ma è possibile che una persona come te venga chiamato all'estero, ma in Italia perché non fai di queste cose? In Italia io sono una persona scomoda e non mi lasciano muovere, uno. Ma non sei preoccupato per l'Italia? È possibile? Anche noi siamo una zona ad alto rischio." Io nell'intervista dissi: "Guarda, mi preoccupa il centro dell'Appennino, perché è da 8 mesi e l'attività di uno sciame sismico in atto sta leggermente incrementando, e questo era ciò che noi osservavamo dalle nostre due stazioni." Vale a dire, le due stazioni davano una leggera attività sismica. La notte del 23, il 22 non avevo avuto l'occasione di poter controllare le stazioni, osservai un forte sollevamento di due stazioni. C'è da dire questo, che quando su una rete di osservazione, una rete di rilevamento, il continuo dei dati arriva a sovrapporsi con le diverse stazioni, significa che quello che si sta preparando è un evento vero. E tra le 21 e le 22 del 23 a sera, io ho la certezza che si sarebbe verificato a 50-60 km
che sarebbe stato verso nord era normale, perché di solito il forte terremoto poi si sviluppa. Gianpaolo, un secondo, sì. Perché la tua voce va e viene, e adesso riproviamo un attimo, altrimenti semmai proseguiamo anche con te al telefono. Riparti, si è capito la distanza dei 60 chilometri, se ho capito bene? Sì, l'analisi dei dati delle due stazioni mostrava appunto che ci sarebbe stato un evento a circa 50-60 chilometri a nord della prima stazione, quindi tra l'altro era giustificata l'analisi dal fatto che 50-60 chilometri a nord insisteva ormai da 8 mesi uno sciame sismico che aveva prodotto dal 1 gennaio 2016 al 23 agosto 2016 ben 1546 terremoti. Quindi insomma, la zona era abbastanza circoscritta. Hai detto che tu in Italia, no, sei una persona scomoda. Che cos'è della tua attività di ricerca che fa paura magari a qualcuno, a qualche apparato di potere, non lo so? Io mi resta difficile a me, anche se io so perfettamente che cos'è che ha dato fastidio all'inizio e fino ad oggi si continua ad avere un atteggiamento nei miei confronti, perché cambiare idea e posizione significherebbe dire che tante responsabilità che c'erano state nel terremoto nel 2009, durante il terremoto verificatosi all'Aquila, allora si avvererebbero tutte, non solo, anche il processo che c'è stato contro la Commissione dei grandi rischi potrebbe assumere un aspetto diverso, non solo. Non so come sia andata oggi a finire, perché non sono potuto andare in tribunale, ma oggi c'era un'udienza, forse l'ultima, nei confronti di Bertolaso, per vedere se archiviare il processo parallelo, quello che hanno avuto la Commissione grandi rischi e poi che sta subendo lui in questo momento. E queste sono le persone di cui secondo me bisogna avere paura, perché dal 2009 ad oggi io Gianfranco qui con noi sa benissimo, e forse lui per queste cose ha anche maggiore esperienza di me, però andare a toccare certi tasti, cioè poter prevedere i terremoti, significa anche dare delle responsabilità a chi attiene all'incolumità delle persone, a chi per anni viene pagato affinché un evento catastrofico prevedibile possa non produrre danni. Purtroppo in Italia noi siamo ancora oggi a grande rischio sismico, ma non solo a grande rischio sismico, ma a grande rischio di mortalità, perché posso ben dire che dal terremoto dell'Aquila, quindi dal 2009 ad oggi, non si è fatto niente per cercare di mettere in sicurezza un territorio come quello di Amatrice, che si sapeva benissimo che era un territorio storicamente che avrebbe potuto verificarsi dopo 300 anni il rilascio di quell'energia e che avrebbe potuto produrre tanti morti. E di che stiamo a parlare? Quando dico che è possibile prevedere un terremoto e poi ci sono dei morti, sicuramente ci possono essere delle grandi e forti responsabilità per cose che dovevano essere fatte e non sono state mai fatte, e di conseguenza divento, in uno stato come quello italiano, divento una persona molto scomoda, divento una persona alla quale viene detto devi stare zitto, non devi parlare, devi tacere, queste cose non le devi dire, che dire? Io lo so, perché a me è stato detto personalmente perché i terremoti non debbano essere previsti, però se lo dicessi nessuno mi crederebbe, è una cosa talmente assurda che spaventa anche me. Quindi, e in questo momento, in questo preciso momento, nonostante io
stia cercando di aiutare quelle persone che soffrono maggiormente il terremoto. E c'è da dire ancora questo, e lo voglio dire in questa trasmissione, perché domani non si sa mai cosa potrà accadere. Se ricordiamo, nel 1703, gennaio 1703, ci fu il forte terremoto ad Amatrice, e il 2 febbraio ci fu all'Aquila. Ora noi abbiamo riavuto la storia che si ripete. Agosto, 24 agosto 2016, forte terremoto ad Amatrice. Se dobbiamo seguire anche la storia, non è detto che a 30 km di distanza non si possa sviluppare un nuovo terremoto. Io questo in questo momento non lo so, però so una cosa, che la strumentazione delle mie stazioni dicono che in questo momento, proprio sul territorio dell'Aquilano, noi registriamo un livello di radon, perché questo fanno livello di trend del flusso del gas radon, sono 2000 conteggi sopra la soglia. 2000 conteggi sopra la soglia significa che il territorio può rilasciare terremoti intorno al 2,5, 3,5 di magnitudo. Ma se da questa soglia si dovesse innalzare, come spesso succede, il livello del radon e portarsi a 4000 conteggi, 4500, allora il terremoto diventerebbe terremoto di sesto 6.0, 6.5. Non ce lo puoi dire per quello che ti hanno detto perché non si possono prevedere? Ma prima accennato Gianfranco, perché il terremoto, un evento catastrofico che non si può prevedere, muove un PIL eccezionale. Quindi tutto ciò che distrugge, poi c'è tanto lavoro per tutti. Se non si può prevedere, nessuno ha la responsabilità di quello che è capitato, perché era un fenomeno imprevedibile. Un po' quello che insomma, è sfuggito a Vespa, no? Durante il famoso filmato, no? Che poi è diventato virale insieme al ministro Delrio. Volevo chiedere a Gianfranco Carpeoro come ha conosciuto Giampaolo Giuliani e insomma, avere una personalità di questo tipo, un ricercatore di questo livello e però. Di fatto, no, un po' osteggiarlo è un vero peccato, no? Gianfranco. Non lo sentiamo, Gianfranco? Io ero Eccoci, sì. coordinatore di ERA, direttore di ERA e coordinatore di tutte le riviste collegate al settore di ERA del Mistero, tra cui Area di Confine, che era diretta dall'amico Piccaluga. Quando Giuliani, Giampaolo, cominciò ad avere dei problemi perché lanciava continuamente allarmi riguardo alla possibilità del terremoto all'Aquila, perché si era messa in moto quell'attività di cui ha parlato poco fa, ma non c'era stato ancora il terremoto grosso, io presi contatto tramite Michele Proclamato con Giuliani per sostenerlo, perché avevo subito capito, per le mie conoscenze, il sistema della protezione civile, sponsorizzato dalla protezione civile, riguardo alla, lo dico tra virgolette, prevenzione dei terremoti, è un sistema interamente fondato sui sismografi. E i sismografi in Italia sono un business, perché ce n'è un numero spropositato quanto nella maggior parte inutile. Perché i sismografi servono a fare le statistiche quando le disgrazie sono già successe. Cioè non è un sistema previsionale, è un sistema statistico di terremoti che sono già successi, che può essere utile per capire la pericolosità di una zona, l'esposizione, eccetera, eccetera, ma non è un sistema scientifico, non è basato su dei precursori sismici, su nessuna teoria relativa ai cosiddetti precursori sismici, cioè agli elementi di mutamento
geologico, eccetera, eccetera, che poi possono far ritenere probabile che un terremoto si verifichi in una determinata zona. E questo dei sismografi è un grande business nel quale poi, quando io entrai in allarme sulla posizione di Giuliani, che era stato inquisito per procurato allarme e tacitato con la minaccia di essere arrestato, e poi lui per pudore certe cose non le dice, è un uomo molto riservato, molto, non è un arrembante come me. E quando io mi accorsi, cioè capii il rischio che correva, restai molto in contatto con lui perché capivo che in quel momento era una posizione a rischio, una posizione a rischio che poi si concretizzò in una notte in cui addirittura mi venne, insomma, la voce che lo volevano arrestare e prendemmo delle precauzioni. Ora, il problema di fondo, qual è? Che questo è un grande business. Cioè, in realtà, da un lato la manutenzione e la vendita dei sismografi è attività nella quale sono economicamente coinvolte proprio quei professionisti che dovrebbero invece preoccuparsi solo e unicamente di mettere le loro conoscenze o le loro, dico tra virgolette, abilità per procurare il miglior modo di prevenire. E invece questi sono impegnati a guadagnare con l'acquisto dei sismografi, con la manutenzione dei sismografi, con le consulenze a tutto il giro che ci sta attorno alla protezione civile. Poi, sa, io non è che mi scaglio molto contro Bertolaso, perché anche prima di lui c'era Zamberletti, che non è che abbia fatto niente a questo riguardo, cioè, come al solito in Italia il business è qualcosa di superiore alle necessità reali della gente, no? Noi siamo in questa situazione perché si ragiona così. Tutto è business e quindi come si può guadagnare su queste cose? In questo modo. E quando ebbi questa conoscenza, per carità, del tutto superficiale, del patrimonio di ricercatore di Giuliani, capì che questa cosa non sarebbe mai passata in maniera indolore in Italia. Non era possibile, cioè non c'era nessuna possibilità che in maniera indolore Giuliani potesse entrare anche nell'ambiente scientifico, perché non dovete ricordo dico tra virgolette scientifico in Italia, perché poi insomma gli scienziati italiani sono un po' particolari. E quindi io compresi questa cosa. Quando poi avvenne il terremoto, misi in contatto Giuliani, mandai due inviati, proclamato e un'altra persona all'Aquila, realizzammo un video, mettemmo assieme il materiale e poi mi affidai al talento, alla bravura, alla capacità di Ennio Picalunga, che fece un numero di Area di Confine di cui si parlò a lungo, da un punto di vista giornalistico ovviamente, ma merito anche di Giuliani e della sua qualità, e noi facemmo il record di vendite, tornando a parlare di business, anche se in maniera impropria, ma io mi occupavo anche di giornali, noi con quel numero facemmo il record di vendite, grazie al fatto che le conoscenze di Giuliani in realtà erano di interesse, erano un argomento da sottoporre alla sensibilità dei lettori. Però ovviamente non pari sensibilità ci fu da parte invece dell'ambiente scientifico, che non ammette mai di aver sbagliato, mai, perché una delle caratteristiche degli scienziati italiani è che loro non sbagliano mai. E conseguente al fatto che non sbagliano, neanche pagano gli errori che commettono, come avviene in Italia in tanti settori. E da lì poi rimanemmo in contatto, tranne gli ultimi annetti, perché lui va spesso in America ormai, perché gli americani non sono come noi, cioè, gli americani, lui va in una zona che più o meno credo che sia la California, dove il problema dei terremoti,
in termini di rischi e di cose l'hanno avvertito con sensibilità, credo. Tutti i californiani sono terrorizzati dal terremoto, letteralmente terrorizzati. Parlo della gente comune, non parlo ovviamente in maniera scientifica. Sto dicendo che io ho tanti amici in California che, insomma, non c'è una casa che non sia costruita in legno in California, tanto che sono terrorizzati dai terremoti. Non è che fanno le case come le facciamo noi, o si tengono le case del 600 con i mattoni, eccetera eccetera, non agiranno così. Tanto è vero che l'ambiente italiano è così, che in California un terremoto del sesto grado non lo temono, come non lo temono in Giappone, non lo temono particolarmente. Sì, vabbè, in funzione delle zone, eccetera eccetera, ma non è temuto come da noi. Da noi un terremoto del sesto grado, in qualunque posto d'Italia arrivi, fa dei disastri. Non è così automatico in California, in Giappone e credo anche in altre zone del mondo. E non è che non è così drammatico perché non è forte, non è così drammatico perché evidentemente nel tempo hanno sviluppato un'attività di prevenzione che a noi non interessa, perché evidentemente non abbiamo individuato in quell'attività di prevenzione quel giusto business che si identifica nelle altre cose. Quindi in Italia la guerra a Giuliani prosegue proprio perché Giuliani è un pericolo, mette in pericolo quel business, quello per cui poi la gente rideva perché poi dopo deve ricostruire, così si cioè, purtroppo noi siamo un paese fatto così, drammaticamente fatto così, perché io non mi sono mai rassegnato a questo modo di essere. Volevo sentire Ennio Piccaluga, proprio che ricordo ha di quel numero di area di confine, che cosa diciamo da cosa è stato più colpito, no, di questo lavoro che avevate fatto sì, all'Aquila. Fu questo un numero che Gianfranco Carpeoro volle con molta determinazione, perché era proprio conquistato da questa ricerca di Giuliani e in effetti aveva assunto un istinto di protezione nei confronti di Giampaolo Giuliani, che a suo rischio, insomma, cercava di avvisare la gente, però gli era stato impedito di farlo. Noi mandammo all'Aquila i nostri migliori giornalisti, Massimo Bonasotto e Michele Proclamato, e mobilitammo anche Roberto Lapaglia, un altro dei nostri migliori giornalisti, e cioè il numero portò diversi articoli su questi terremoti e sulla possibilità di prevedere i terremoti, che solo a dire questa prevedere i terremoti quasi era un reato, non si poteva neanche accennare a questa possibilità che la scienza potesse fare dei passi avanti per prevedere i terremoti. In effetti non è che gli studi di Giuliani abbiano portato alla sicurezza di poter prevedere i terremoti, ma è un filone che si può percorrere nel modo giusto per poter giungere a determinare, a prevedere dei sismi che poi si rivelano molto pericolosi. E giustamente, come diceva Gianfranco, poi il terremoto di per sé forse non è niente, nel senso che gli animali non temono i terremoti perché tremano la terra e gli animali se ne vanno a spasso, magari si spaventano un po', ma forse neanche. Sono le nostre case che sono il vero pericolo, perché se noi non abitassimo sotto gli alberi come gli uomini di alcune migliaia di anni fa, probabilmente il terremoto non costituirebbe per noi nessun pericolo. E invece purtroppo sono i palazzi, i grattacieli, le case fatte con il modo inadeguato che sono il vero pericolo. Non è la natura matrigna, è l'uomo con la sua tecnologia inadeguata, che poi è volontariamente inadeguata, perché ormai le regole antisismiche le conoscono tutti gli ingegneri, sarebbe facilissimo fare dei palazzi, delle case antisismiche, ma questo è un ragionamento che non si è voluto mai comprendere a fondo e non si è voluto mai attuare veramente. E questo è il motivo dei morti, che è incredibilmente che ci sono ancora e che non dovrebbero esserci più in nessun terremoto.
Volevo tornare da Elena, ci eravamo lasciati a questo esposto che è stato presentato. Ecco, ci sono state delle indagini dopo questo esposto? Si è mosso qualcosa o niente? Dunque, sostanzialmente, per fare questo esposto non ci siamo avvalsi solo di testimonianze e così via. Noi ci siamo rivolti all'Università di Trieste, il Dipartimento di Geoscienze, per essere supportati da un punto di vista tecnico. Abbiamo raccolto appunto le 30.000 firme. E in riferimento invece a quello che stavano dicendo, in Italia il costruito è molto differente da regione a regione, i terreni sono ovviamente differenti, hanno una risposta differente e chiaramente in zone dove si costruisce con il sasso, perché in quel momento, in quei tempi, era la risposta più semplice e anche la più economica, gli edifici non terranno mai. Il problema di consolidare, ad esempio, edifici storici che hanno un controllo da parte della sovrintendenza è un problema notevole. Questo vale per tutte le zone d'Italia, ma non tutte le zone d'Italia costruiscono allo stesso modo. E infatti ci sono stati anche numeri di morti, adesso non che io voglia innescare niente di che, ma numeri di morti differenti, questo perché gli edifici rispondono in modo differente. Ovviamente gli edifici sino ad una certa data non sono mai stati calcolati da un punto di vista sismico per rispondere a terremoti veramente importanti, e questo perché in Italia non era mai stato, come posso dire, non si era mai stati sensibilizzati in questo senso, ma tutte le strutture in cemento armato hanno resistito, tranne alcune in realtà, e questo vale per tutte le regioni d'Italia. Dopodiché, chiaramente, se quando si interviene con un consolidamento non si guardano le strutture, ossia vincolati o i fondi finiscono da altre parti, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda l'Emilia nello specifico, gli edifici sono stati ripristinati tutti ad opera dei privati. Le istituzioni hanno rilasciato i fondi, forse qualcosa sta arrivando ancora adesso. Ad agosto tutti i progettisti hanno dovuto asseverare la nuova normativa, che comunque è lacunosa come sempre, tutta la normativa edile italiana. Ci sono stati fatti dei consolidamenti di ogni genere che vanno dall'angolare preso, come posso dire, al supermercato, faccio un esempio, a delle piastre innervate che potrebbero tenere su quattro edifici singolarmente. Sul discorso invece di costruire con caratteristiche differenti, secondo me adesso la sensibilità c'è, le possibilità tecniche ci sono, però c'è anche un altro scoglio in Italia, che è quello della casa in muratura. Psicologicamente gli italiani amano la casa in muratura e ancora non vedono nella casa di legno il futuro ideale per la loro famiglia. Comunque, per tornare al discorso del terremoto del 2012, noi abbiamo raccolto sia dati tecnici supportati appunto dall'università, insomma, e anche dagli specialisti, perché comunque una persona normale non può ovviamente improvvisarsi. Ti ascoltiamo. Abbiamo raccolto anche le impressioni della gente. Adesso, nel mio caso, io faccio questo di mestiere, quindi faccio strutture, e ho girato in diversi edifici e ho visto personalmente il comportamento di pilastri in cemento armato, che è stato onestamente, sinceramente, anomalo. Edifici che non erano costruiti, perché in Emilia adesso, al di là di tutto, non per fare non perché io tenga alla regione nello specifico, perché non ho questo genere di vincolo, ma non si è mai costruito proprio con i piedi. Poi è ovvio che se uno va su una casa di campagna, una casa in muratura come una volta, dove sostanzialmente non c'è una fondazione, le murature vanno giù per 70-80 centimetri, le murature stesse sono a risega e le ultime parti sono mai state riviste e hanno ancora
con elegante il fango, è chiaro che quelle vanno giù, quelle vanno giù ovunque, anche con sismi meno importanti. Poi invece, per quanto riguarda il discorso del non poter prevedere i terremoti, francamente, e questa è una mia opinione personale, è una cosa a cui non credo nel modo più assoluto. Non l'accetto, è una cosa che assolutamente non accetto. Al di là di tutto, tutte le volte che c'è un sisma, dopo è chiaro che dopo c'è un circo mediatico anche sostanzialmente inutile, però tutte le volte è impossibile che in nessun centro, con centri tanto importanti, non ci sia un monitoraggio, non vengano rilevati delle variazioni specifiche. Dopodiché, se invece i morti sono un business, questo è un altro discorso. All'Aquila, in ogni caso, chi è intervenuto, e noi siamo in parte intervenuti, mai per lo Stato, perché non facciamo per scelta gare o appalti pubblici, lì i lavori sono stati di ricostruzione, sono stati fatti oggettivamente troppo in fretta, e comunque consolidare o ripristinare delle strutture in sasso al giorno d'oggi è sciocco, perché non avranno mai una tenuta nel tempo. Certa roba, francamente, bisogna asciugarsi gli occhi e lasciarla andare, soprattutto quando non è rilevante da un punto di vista architettonico. Bene, il tuo parere, insomma, questa esperienza, anche quindi la tecnica, possiamo dire, visto anche il lavoro che svolgi. Volevo chiedere a Paolo Franceschetti, ovviamente non da tecnico, ma direi da osservatore, anche poi di quanto avrà letto anche su questo evento dell'ultimo terremoto, e dalle parole che hai sentito di Giampaolo Giuliani, di Carpeoro, di Elena e di Ennio, se ti viene una riflessione da fare, Paolo. Vediamo un po'. Sì. Paolo? Niente. Allora, forse Paolo ha qualche problema. Ci senti, Paolo? Allora, sì, io ecco, non ho nessun problema. I bene. Problemi li hai tu. No, bene. Tu ce l'hai. Hai sempre questi interminabili 10 secondi che non si sa mai, che ci lasci lì con chissà se c'è o non c'è. Vabbè. Allora, dici una tua riflessione su quello che hai sentito. Fa apposta, allora. Che fai, conti 15 secondi? Non si sa. Passiamo la mano, che dobbiamo fare? C'è da dire che in effetti, sì. Mi ascolti, Fabio? Sì, vai. Che Giampaolo in effetti ha anche sempre sofferto della scarsità di fondi, di finanziamenti. I rilevatori dei movimenti del radon costano circa 15-20 mila euro cada uno. Ne servirebbero un certo numero per poter giungere poter determinare dove avverrà un terremoto, perché diciamo con i rilevatori di radon si riesce a capire che ci sono dei movimenti, e che quindi nel giro di 6 ore, 10 ore, 20 ore ci sarà un sisma, magari pure a una certa distanza si capisce, pensiamo che ci sarà un sisma a 20 km di distanza dal rilevatore, però non si riesce a capire dove, su, sopra, sotto, a destra, a sinistra. Questo lo si può fare avendo più rilevatori. Per giungere a determinare delle coordinate ci vorrebbero almeno 3 rilevatori. E in effetti, povero Giampaolo, più di qualcuno non è riuscito mai a mettere insieme, anche perché poi uno, quello di Coppito, mi sembra che si è danneggiato, si è rotto. Ce n'era un altro e quindi funziona solo uno o due. È possibile mai che una ricerca così importante non possa contare su dei finanziamenti di qualche decina di migliaia di euro per poter dare a Giampaolo quei 10 rilevatori che consentirebbero di determinare quasi con sicurezza dove avverrà un terremoto
in tutta l'Italia. Diciamo che fosse anche un semplice esperimento senza nessuna sicurezza, ma varrebbe la pena comunque di percorrere questa strada, che guarda caso poi viene percorsa in Giappone, in Cina, in America e in Italia, dove siamo stati i primi a ipotizzare questa possibilità. Questo esperimento non è possibile realizzarlo per mancanza di fondi, e perché i fondi li deve raccogliere personalmente dalle sue tasche Giampaolo Giuliano. È una cosa, diciamo, molto, molto ingiusta, e molto che dà l'idea un po' dell'approssimazione del modo di funzionare delle cose in Italia. Allora, Paolo Franceschetti è proprio caduto, quindi non era una sua burla. Leggevo le notizie, la notizia di oggi di quel processo che ricordava prima Giampaolo. Ci sono state le polemiche perché Bertolaso ha rinunciato alla prescrizione, quindi vedo che oggi, insomma, in molti siti, anche di quotidiani, si parlava di questo. Torno da Giampaolo. Prima hai già accennato, insomma, quale potrebbe essere una zona a rischio per l'attività che appunto viene registrata. Altre zone d'Italia, anche se non credo che venga rilevato questo radon, si può in qualche modo, non dico appunto fare una previsione, ma ci sono altre zone d'Italia secondo te che nel giro di qualche anno potrebbero subire un evento di quel tipo? Beh, l'Italia è un pochettino tutta a rischio, in particolare tutta la dorsale dell'Appennino, fino ad arrivare giù in Calabria e Sicilia. Sì, ci sono delle zone che mi preoccupano fortemente, anche perché forti terremoti disastrosi sono ciclici nel tempo, trascorsi 100 anni, e ogni giorno è buono perché possa di nuovo verificarsi. Parlo per quanto riguarda l'Abruzzo, parlo di Sulmona, Rezzano, per quanto riguarda, se poi vogliamo scendere giù lungo lo Stivale, diciamo la Calabria è una zona molto a rischio, la Sicilia in particolare. Ecco, questo diciamo che Messina, Avezzano e Sulmona sono le città che maggiormente mi preoccupano. Per quanto concerne perché cioè parliamo storicamente, un fatto scientifico accertato, sono passati ormai 1908, sono passati più di 100 anni dal forte terremoto in Sicilia. Lì, a differenza degli altri posti in Italia, lungo le faglie della Sicilia nord-orientale, lì possiamo avere anche un ottavo grado, forse è l'unico posto in Italia. E non dimentichiamo che nel 1908 ci furono 100.000 morti, 45.000 li fece il terremoto, 40.000 li fece lo tsunami, 45.000 morti ad Avezzano 1915, quindi come tempi di ritorno ci siamo. Uguale Sulmona, che ha le stesse identiche caratteristiche dell'Aquila. Ora, per rispondere, ringrazio Paolo perché ha detto delle cose vere. Sì, io non capisco perché devo andare negli Stati Uniti, devo andare in Cina a montare le mie macchine. In questo momento sto trattando con il governo dell'Ecuador perché vogliono che io metta 5 macchine per monitorare la faglia di Nazca e la placca continentale del Pacifico che spinge e che sollecita 8 vulcani che si trovano lì in Ecuador. E per farmi mettere in sicurezza le popolazioni di altri stati, e non posso mettere in sicurezza le popolazioni dei miei connazionali, dei miei concittadini. Al momento io ho 3 stazioni di rilevamento disposte a circa 40 km di distanza l'una dall'altra, e una è ferma perché non ho i soldi per attivare la corrente per farla funzionare, quella che sta nella Marsica, ad Avezzano.
Le altre due, per fortuna, funzionano molto bene, quella di Coppito e quella di Fagnano, che sì, purtroppo non riesco a trigonometrare perché ne servono tre per trigonometrare, però quando gli eventi avvengono lungo l'asse longitudinale, allora è quasi come se ne avessi tre. Il costo, che costerebbe? Io dopodomani ho un convegno presso un comune e dopo le dichiarazioni ultime ascoltate dai politici italiani, dai responsabili della protezione civile e quelli degli NGV, mi hanno chiamato, hanno fatto una riunione del Consiglio Comunale dicendomi di questi non ne possiamo più, basta. Ora noi ti finanzieremo per mettere qui nel nostro comune uno strumento, però la cosa deve essere fatta di nascosto perché altrimenti ci taglierebbero i fondi, anche se noi abbiamo a disposizione Volevo chiedere, mentre prego, non so se è Gianfranco o Paolo, sento dei rumori, se ecco, altrimenti ci coprite, Gianpaolo. Ho una domanda per Gianpaolo che si riferisce alla tesi in particolare di un giornalista sui terremoti, però credo che abbiamo recuperato Paolo Franceschetti. Paolo, mi senti? Paolo? Io lo vedo collegato adesso, però. Io non vorrei che Ennio lo abbia spedito in missione su Su Marte, perché Marte, arriva sì. 10 secondi di ritardo sempre. può darsi, altro dopo parleremo. Su Eccolo, è arrivato. È arrivato. Marte per fare che non avvengano terremoti, No, su o Marte. almeno che l'attività sismica sia molto ridotta. Allora, Paolo. Fabio, mi Sì. dispiace di questo inconveniente, ma purtroppo, come sai, non sono a casa mia, Sì. ma in emergenza a casa di Maurizio Fani, dell'azienda Il Feudo, no? Quella delle marmellate. E quindi c'è questa connessione che è un pochino ballerina. Va bene, intanto che prima che finisca di ballare, ci dici una tua riflessione su quello che hai ascoltato sul tema terremoto, da osservatore ovviamente, non da tecnico che non sei, non lo sei tu, non lo sono io, eccetera. Ma guarda, io posso dire del terremoto poco, nel senso che a fronte di Giampaolo, che comunque è un esperto e non c'ho nulla da aggiungere di particolare, io lessi di tutta la vicenda terribile per certi versi di Giampaolo sulle riviste di controinformazioni, su ERA, se non mi ricordo male. Posso dire una cosa, che molte persone lì intorno io so che sapevano che c'era il terremoto. Io mi ricordo un finanziere che mi disse che la caserma della Guardia di Finanza dell'Aquila era stata allertata ore prima perché ci sarebbe stata un'emergenza. Quindi erano in assetto, avevano tutti i preparativi, avevano fatto per affrontare quella che doveva essere un'emergenza, e la stessa cosa mi hanno detto altre persone che erano nella protezione civile, quindi il terremoto si poteva evitare e si sapeva in anticipo. Ah, così, insomma, tranchant. Allora, sì, da qualche parte ho letto dei moduli abitativi che erano stati ordinati prima, però comunque, insomma. Volevo chiedere a Giampaolo, ti leggo da un articolo di Gianni Lannes, non so se lo conosci come giornalista di confine, d'inchiesta, che abbiamo ospitato anche noi qualche volta. E che ha la sua tesi, insomma, è che questi terremoti, insomma, ti leggo testualmente: i terremoti possono essere provocati anche dall'uomo con vari mezzi e sistemi, soprattutto in aree notoriamente a rischio sismico che spesso mascherano la reale dinamica dell'evento tellurico, esplosioni convenzionali e nucleari, iniezioni elettromagnetiche nella crosta terrestre, riscaldamenti ionosferici, ricerca ed estrazione di idrocarburi, che è quello che dicevi prima. Un terremoto indotto presenta distintamente un ipocentro superficiale. Detto e fatto, gli esperti istituzionali
l'avevano annunciato, ma non erano stati denunciati per procurato allarme. Ma se i terremoti non sono prevedibili, allora come facevano a saperlo con largo anticipo? Un territorio sismico di suo privo di sovranità ed etero diretto dall'estero è un ottimo paravento per sperimentazioni di ogni genere. A livello locale, infine, una simile emergenza serve a rimpinguare gli affari illeciti con denaro pubblico. Che ne pensi, Giampaolo? Che ne penso? Che sì, è vero perché ieri sera c'è stato un terremoto intorno al che abbiamo registrato, che non era locale, che non era un terremoto normale, veniva da molto lontano, veniva dalla Corea del Sud, di cui non è stata data comunque traccia. Io l'ho registrato sul mio sismografo, ma non è stata data informazione su sugli organi di informazione, sui sistemi che producono terremoti in tempo reale. E voglio dire che in quei paesi che effettuano ancora che hanno l'abbinaggine di effettuare prove nucleari possono produrre i terremoti, perché i terremoti si producono proprio per rilasci di forti energie. Voglio dire, chi è in grado oggi di poter cambiare il clima su determinate regioni del pianeta attraverso emissioni di radiazioni elettromagnetiche ad altissime frequenze? Queste io posso da ragazzo, che ho una certa età e quindi ero radioamatore e mi piaceva avere una stazione radio potentissima per poter parlare addirittura con l'altro capo del mondo, e facevo dei trasformatori da un kilowatt, mezzo kilowatt, e ricordo che con la radiofrequenza che inducevo accendevo le televisioni e le lampadine dei palazzi vicini. Quindi oggi chi utilizza questi sistemi per non soltanto per le informazioni, ma utilizza sistemi in cui viene indotto un fascio elettromagnetico nella ionosfera e che inevitabilmente poi ritorna, si riverbera sul terreno. Questo è un sistema per caricare elettrostaticamente in maniera il campo elettromagnetico di quelle rocce che già sono di per sé cariche e possono quindi, una volta saturato la loro capacità di carica, rilasciare un evento sismico attraverso questo sistema. Quindi il modo per provocare i terremoti non è soltanto quello indotto dall'azione termodinamica del mantello, che esercita una forte pressione sulla parte sottostante della crosta terrestre. A volte, quando questa è altissima, la crosta terrestre si frattura nei suoi punti più deboli e quindi la frattura è il momento del forte terremoto. Ma ci sono anche terremoti che possono essere indotti, abbiamo detto prima, il fracking, l'emissione di energie potentissime, le prove nucleari. Questi sono tutti sistemi per produrre forti terremoti. Il problema è che quando qualche scriteriato dovesse avere la possibilità di poter manipolare questi sistemi, ma la storia ci ha insegnato che scriteriati ce ne sono stati tanti e hanno prodotto poi un'ecatombe di morti. Quello che è emerso parlando con voi, che siete delle persone veramente, vabbè, intanto mi devi dare giusto il tempo per esprimere la mia gratitudine a Gianfranco, perché se io sono vivo oggi lo devo anche al suo interesse. Forse questo Gianfranco non te l'ho mai detto,
ma lo tenevo nel cuore, perché quello che tu facesti, quello che tu ed Ennio faceste in quella circostanza, ha fatto sì che io potessi sopravvivere a una determinata situazione. Di questo ti ringrazio pubblicamente. E quindi che cosa dire? Purtroppo bisognerebbe cambiare la mentalità di questa Italia oggi, perché ho girato moltissimo in questi ultimi anni, sono stati imposti, come diceva Gianfranco prima, se oggi fa un sesto grado lungo la faglia californiana, San Francisco, Los Angeles, Sacramento, zone ad altissimo rischio sismico, ebbene, la popolazione non subisce alcun danno, loro sono preoccupati solo dei grandi viadotti che hanno costruito e le centrali nucleari che non sopporterebbero, perché gli edifici delle centrali nucleari non sono stati costruiti per sopportare un evento superiore al 7,5. Loro possono avere la possibilità di un ottavo grado. Ecco, questo mi terrorizza. Los Angeles, le case non superano i 2 piani, i grattacieli sono fatti di acciaio e vetro, si muovono ma non cadono, la popolazione è messa in sicurezza. Per 30 anni, e parlo di Stati Uniti, Taiwan, Cina, alcune città della Cina, le più grandi, Argentina, altre popolazioni. E badate bene, una cosa molto importante che forse non tutti sanno: la prevenzione sismica nel 1960 nasce in Italia, viene esportata in Giappone, in America e in altri stati, noi non l'abbiamo mai, dico mai, applicata. E sono passati più di 30 anni. La cultura della popolazione italiana è fragile, come gli edifici che sono stati costruiti, perché per più di 30 anni, dico per più di 30 anni, non si è fatto niente non si è fatto niente perché la popolazione fosse acculturata per potersi difendere dal terremoto. E ancora oggi, dopo 7 anni del terremoto dell'Aquila, i cittadini aquilani portano il marchio, così come quelli dell'Emilia, di terremotato. Terremotato perché sono terrorizzati, perché non sanno che cos'è un terremoto, non sanno come avviene, non sanno cosa fare nel momento in cui il forte terremoto si produce. E questo è grave. Allora, gli edifici costano troppo, come diceva l'amica prima, da poter metterle in sicurezza. Allora, perché non mettiamo in sicurezza la popolazione? Quanto costa insegnare alla popolazione che in Giappone da 30 anni fa hanno istruito i bambini di allora, oggi uomini, a non morire durante il terremoto, così come negli Stati Uniti, così come a Taiwan? Io ho conosciuto una persona che è professor Du Li dell'Accademia Sinica di Taiwan, che mi ha fatto mettere 4 stazioni lungo tutta la circonferenza dell'isola, per mettere in sicurezza l'isola, per poter prevedere il terremoto prima, e in 5 anni, che lui 20 anni fa è stato ministro della scienza di Taiwan, del governo taiwano, ha fatto mettere in sicurezza tutte le scuole, gli ospedali, gli istituti e le case, gli edifici amministrativi. Oggi fa un 6,3, 6,4, 6,5 a Taiwan, non muore nessuno. Perché dobbiamo subire quest'onda? Noi abbiamo scoperto la prevenzione sismica, perché noi non ce l'abbiamo? Eh sì, è un interrogativo che fa anche abbastanza rabbia. Allora, io Posso? sì. Beh, volevo concludere dicendo una cosa solo. La mia ricerca sperimentale è una ricerca scientifica che dà informazione sul modo come si potrà domani avvertire dell'imminenza di un accadimento sismico, così come oggi in televisione vengono trasmesse
le previsioni meteo. Ecco. Chissà se ci arriveremo, speriamo. No, ce l'abbiamo. No, no, che vada in TV, tra virgolette. Certo che potrà andare in TV, perché se noi avessimo studiato da 30 anni le cause, prima come si chiama? Oddio, mi sfugge il nome. Elena Bellotti. Sì, sì. Prima lei lo ha detto. Se noi avessimo, se la scienza ci avesse permesso di studiare le cause che producono i terremoti, perché uno scienziato non si può dire scienziato se emette una sentenza del tipo: dato che il terremoto non sarà mai possibile prevederlo, allora noi costruiamo i sismografi. Uno scienziato non può utilizzare impossibile, perché fra 20 anni non lo sai la possibilità che avrai di poter capire una cosa che oggi sembra impossibile da comprendere. È questo che vorrei che le persone si rendessero conto, e di come siamo trattati, di come la gente più povera è trattata. Chi è che mi... perché? E qualcuno che mi dica perché? Elena, vuoi aggiungere qualcosa? Mi spiace di non essere riuscita a sentire proprio tutte le parole, sì, di tutti gli interventi, perché è realmente molto interessante. Le ultime cose che ha detto, sulle ultime cose che ha detto, io sono completamente d'accordo, per il semplice fatto che oggettivamente non solo vanno sensibilizzate le persone. In certe zone si ritenevano al di sopra del problema di un qualsiasi evento sismico, quindi come l'Emilia per esempio, sono rimasti impressionati. Come avevo detto anche prima, comunque in Italia uno scoglio grosso al cambiamento non è solo quello, diciamo, del governo, per così dire, è proprio la mentalità della gente, che crede ancora nel mattone e in certi tipi di strutture, quando invece al giorno d'oggi secondo me conviene guardare semplicemente avanti. Elena, io ti ringrazio molto di essere intervenuta e per averci raccontato anche, insomma, lo spaccato che avete vissuto nel 2012, come poi ci ha ricordato anche un ascoltatore. Grazie. Grazie a voi, adesso il mio contributo è irrilevante. E vi faccio i complimenti, perché non l'avevo mai sentita, ma fate veramente una bella trasmissione, molto molto interessante. Grazie Elena, buonanotte. Grazie, un saluto a tutti, buonanotte. Allora, Gianpaolo, ovviamente in futuro sei assolutamente benvenuto per parlarne ancora, sperando che non ci siano stati altri eventi, però è un tema questo, al di là dell'evento singolo, che bisogna smuovere sicuramente, continuare a farlo. Anche l'intervista di questa sera sarà da riascoltare anche bene, insomma, per capire, dopo tutto il fiume poi, no, che abbiamo tra virgolette subito retorico nei giorni del sisma, e è mancata un po', tranne qualche rara eccezione, proprio la tua parte. Hai qualche impegno particolare nelle prossime settimane, qualche attività che magari sarai da qualche parte dove ti si può ascoltare? Sì, la prossima settimana allora ho due incontri a livello di persone che vengono da lontano per trattare dall'Ecuador per trattare questa possibilità di andare ad installare 5 stazioni. È un lavoro veramente molto grande, e per cui dovrei essere comunque in Italia. Forse c'è la possibilità che debba andare a fare un salto negli Stati Uniti per andare a calibrare la stazione di San Francisco, che sta facendo un po' di bizze. Tutto qua.
Allora, c'è un ascoltatore che ci aveva segnalato un video, credo di un terremoto in Giappone del 21 agosto scorso, previsto 3 giorni prima dalla data del terremoto. Quindi, insomma, adesso non abbiamo ovviamente modo di vedere questo video che ci è stato segnalato, però insomma sembra che questo video prevede anche un altro terremoto in un'altra parte del mondo che è avvenuto. Non so, Giampaolo, se ti è capitato di così Beh, andare. forse sì, Sì. me ne mandano tantissimi, tra questi non so quale sia effettivamente. Sì. Sì. Allora c'è un video giapponese e che prevede un forte terremoto in Campania, mi pare, però questo è più probabilistico come sistema di questo giapponese che anche se probabilistico ogni tanto ci prende. Quindi per concludere, prima ci avevi detto, no, che state rilevando un'attività, insomma, che ti fa preoccupare sempre più o meno a pochi chilometri comunque da dove è avvenuto l'ultima volta, qui in Italia. Sì, sempre qui in Abruzzo, beh, bisogna attendere perché storicamente già è accaduto, quindi vorremmo essere preparati nell'eventualità che questo si dovesse verificare di nuovo. Le stazioni ci dicono che abbiamo un livello ancora troppo alto, dopo che è stata scaricata tutta l'energia del sesto grado, e in realtà l'energia che noi misuriamo in questo momento dovrebbe essere scesa a livelli meno preoccupanti. In realtà così ancora non è, per cui per qualsiasi evenienza staremo ben attenti, controlleremo e manterremo una certa prudenza, tutto qua. Cioè, i terremoti possono ancora verificarsi, spero che ciò non accada, spero che ciò non accada perché la popolazione purtroppo non è preparata. Non è preparata la popolazione ed il sistema di prevenzione che abbiamo, un altro terremoto potrebbe fare tantissimi altri morti. L'ultima cosa veramente, perché prima se non ho capito male, quindi anche diciamo attività che avvengono per intenderci in modo semplicistico nel cielo, possono avere correlazioni quindi a livello anche di sismi? Sì, sai qual è la cosa bella Sì. della mia ricerca sperimentale? Che lo studio in questi ultimi 16 anni del radon che noi abbiamo fatto come elemento, con tutti i test che abbiamo prodotto, e ho in mano due grandi scoperte per la scienza che non riesco e che dovrebbero essere pubblicate, mi dispiacerebbe se le dovessi pubblicare fuori perché è un qualche cosa che appartiene all'Italia, nasce qui in Italia. Sì, abbiamo diverse prove di diverse scoperte che riguardano sia l'influenza planetaria che partecipa alla formazione di un forte terremoto, sia informazioni di natura fisica nucleare sul radon, che sull'atomo di radon che ancora nessuno conosce. Ok, quindi è un filone ulteriormente affascinante anche che può dare, insomma. Sono orgoglioso perché queste cose nascano in Italia. Io sono, non sono un, come dire, cioè, sono un cittadino del mondo, no? Qualsiasi posto va bene, gli uomini sono tutti uguali, gli animali, amo tutti, rispetto tutti, però in questo momento in cui in Italia c'è tanto malcostume, ma non malcostume nella popolazione, permettimi, c'è tanto malcostume nelle persone che ci amministrano. Non solo che ci amministrano, ma è brutto quando sei all'estero e quando fanno un riferimento, ah, vieni dall'Italia, certo, voi avete la mafia,
loro non si riferiscono alla mafia quella di una volta, si riferiscono ad alcuni purtroppo personaggi del nostro mondo che ci rappresenta, e questo ti fa piangere quando stai fuori. Bene, io ringrazio di cuore Giampaolo Giuliani per essere stato collegato con noi e a presto. Grazie, saluto Gianfranco, saluto Paolo e saluto a te Fabio, grazie. Grazie Giampaolo e a prestissimo. A presto.